Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Oggi ragazzi succede qualcosa di epico perché andiamo a giocare contro il Napoli. Siamo primi in classifica entrambi, a 9 punti possiamo andare da soli in vetta al campionato e rilanciarci per lo scudetto. E tra l'altro ricordatemi assolutamente a tutti i costi che nel mercato invernale voglio comprare Zielinski. Non so perché, ma inizio ad avere un certo feticismo per questo giocatore. Pellegrini è stanco, quindi io direi di far giocare Diawara, che comunque non sta benissimo neanche lui, ma voglio un centrocampo molto molto muscolare contro il Napoli. Questa partita la considero ancora più importante dell'esordio in Champions contro l'Atletico. Questa partita è un crocevia perché ci farà capire se siamo davvero pronti per la seconda stagione e per andare a vincere lo scudetto contro il Napoli, che è la squadra più in forma forse in questo momento insieme a noi, che fa tanti gol e non ne prende. Insigne tra l'altro il capocannoniere del campionato, bisognerà stare molto molto attenti. Infatti come vedete va via subito così, ma lo fermiamo. Belotti si appoggia immediatamente a Marco Piazza, c'è Berardi aspetta il rinforzo dei compagni e come al solito neanche a dirlo arriva Don Sa di tutta corsa. Don Sa la stoppa, vuole andare via proprio a Piotr Zielinski, che potrà essere un nostro giocatore in questa sessione. Mi ero imbarbagliato incredibilmente. Attenzione, Usai in area, Usai, mamma mia, dentro, perché Donnarumma. La prima occasione è napoletana, è azzurra e noi dobbiamo difenderci, dobbiamo ripartire così e lo facciamo molto bene. Andiamo a servire il gallo, Belotti che perde la palla, attenzione, non puoi perdere queste palle mentre saliamo. Belotti a palla scoperta, non va bene Diawara, fallo al limite dell'area, giochi con noi quest'anno. Manolo Gabbiadini sul punto di battuta, ma noi sappiamo che prendiamo sempre gol sulle punizioni, è incredibile. Gabbiadini, parte il tiro, la traversa di Manolo. Belotti adesso può orchestrare la ripartenza, può andare contro tutti, all'anno insegue, ancora Belotti, fa spallate, se ne libera, Belotti vuole andare, dentro da Stefano Sturaro, Sturaro ancora, lui vuole andare dentro, Piazza, il tiro di Piazza, la parata, e Berardi, vai dentro così, la prendono di testa, Sturaro il tiro, e c'è il gol di Stefano, che gol ha fatto, è un fenomeno, Stefano Sturaro ci porta in vantaggio, nella partita più importante di questa stagione per adesso, Sturaro ci rende capolista solitaria. Credevo di averla finita questa azione. Volevo rovesciare con Berardi. Ha tirato di testa un bruttissimo pallone. E Sturaro ha fatto questo. Stefano Sturaro ha tirato e ha fatto questo gol. E io voglio riscattarlo assolutamente. Guardate Piazza. Berardi che tira. Bruttissima. Messa fuori da Chiriche. Se Sturaro, mamma mia. Che cosa fa Sturaro? Dal limite dell'area. Al volo in mezzo alla rovesciata. Di prima nel set. Perché mai? Berardi dentro così per Marco Piazza, ancora Piazza, sempre Piazza, si inserisce Belotti, ancora Belotti in area, salta tutti, Belotti il tiro, Gallo, ma che si sbagliano questi? Li hai saltati tutti davanti alla porta, non è da te sbagliarmi questi, era il 2-0, si incazza anche lui. Intanto metto in pausa un secondo perché voglio provare a fare un cambio, in tanti mi avete chiesto di provare il 4-3-3 con Berardi a destra e con Piazza a sinistra, con in mezzo Belotti. E io ho deciso di accontentarvi. Guardate qua, ecco qui il nostro 4-3-3, lo voglio provare davvero. Sono abituato a giocare con il trequartista in realtà, quindi probabilmente sentirò un attimo la mancanza di un giocatore tra le linee, ma d'altronde se non proviamo non possiamo sapere. La palla messa dentro per Zielinski, la portiamo fuori con Don Sa. Largo da Berardi subito. Piotr, ancora lui, Piotr, che sta giocando benissimo anche in FIFA. Insigne, salva Donnarumma su Insigne, due volte, doppio Donnarumma. Berardi, dentro così per Belotti, che la può proteggere. Sempre Belotti all'an, questa volta vince ancora Belotti il rimpallo. Belotti, riparte lui, ancora Belotti, c'è Piazza larghissimo. E allora proviamo a dargliela sulla corsa. E sappiamo che quando corre Marco Piazza è un disastro. Contro Koulibaly, ma è un fenomeno Koulibaly. Belotti, Don Sa, ancora Don Sa. E c'è largo Berardi, allora noi lo serviamo. Berardi vuole andare in view del gioco. Berardi, la crossa per Piazza sul secondo livello, sponda ancora, non ci credo, la doppietta di Sturaro al Napoli, no, è impossibile, ma che azione bellissima, da 4-3-3 puro, Berardi se ne va, la mette, Piazza fa la sponda, l'inserimento della mezzala e Sturaro è incredibile, Sturaro punisce, Sturaro non si ferma più, è dalle ultime partite dell'anno scorso che sta facendo la differenza in modo allucinante, fa un sacco di gol belli anche, Stefano Sturaro
mostro, fenomeno. Ovviamente qui in FIFA, qui. Diciamo che se prima ero indeciso se riscattarlo, adesso sto iniziando veramente a pensare come poterlo fare già al mercato di gennaio. Attenzione, Gabbiadini la mette dietro, c'è Allan, Allan in area, il tiro di Allan, madonna rumba ragazzi, è illegale, bisognerebbe bandirlo. E adesso spinge addirittura Donsa, Donsa, ancora lui, vuole aprire per Berardi, taglia dietro Gulam e Berardi può partire. Gulam è più lento, Berardi dietro da Belotti, Belotti vuole andare dentro a Sturaro che sta facendo il centro avanti, Sturaro! Per la tripletta! No vabbè dai, la tripletta di Stefano Sturaro non solo quitto, ma cancello la carriera, giuro. È ora di qualche cambio, di qualche sostituzione, perché Piazza, poverino, non ce la fa proprio più. Dentro Ariel Robben e direi di togliere anche... toglierei Sturaro, ma dopo una partita del genere non si può assolutamente fare. Togliamo Diawara e mettiamo dentro Pellegrini. Piazza dentro così, ancora da Sturaro, ragazzi, Sturaro sta facendo qualcosa di incredibile. E poi si propone anche per andare a prendere questa palla. E poi con il fisico li affronta tutti Sturaro, vince il rimpallo e per poco non va in porta. C'è Pellegrini, attenzione, Robben, ancora Robben, chiede l'1-2 a Donsa. Donsa, Donsa, vede Robben che va e c'è sempre l'asse tra questi due. O uno serve l'altro, o l'altro serve l'altro ancora. Robben in area, Robben con le sue finte li disorienta tutti, poi Robben vuole andare a cross e non ci riesce. Adesso ragazzi dobbiamo solamente gestirla, perché praticamente è finita, siamo 2-0 noi. Se perdiamo questa partita cago nel letto e mi ci rotolo dentro. Pellegrini, dentro la Sturaro, ancora l'1-2. Pellegrini vuole andare, dare il Robben che ha una prateria, anche con il 4-3-3 abbiamo giocato molto bene. Robben in area, Robben, il tiro di Arian e c'è il 3-0. La chiudiamo con... così, e non devo cagare nel letto e non devo rotolarmici dentro. Grazie Arjen, sei stato un tesoro. Ma che palla al bacio ha dato Pellegrini. E poi Arjen Robben in area sul sinistro, non le sbaglia mai queste ragazzi, è impossibile che li sbagli. Amsic, Amsic, percussione, palla al piede, Amsic li salta tutti, poi che gol hai fatto Marek, che gol hai fatto, davvero non ci credo, non ho capito. È partito da lì, 1, 2, 3, li ha saltati 3, il quarto ha tirato traversa gol, vabbè, 3-1, per fortuna 3-1. E finisce qua, 3-1 il risultato finale. Devo dire, una partita che ci ha fatto capire che siamo a livelli altissimi. E adesso vi dico una cosa, perché ci sto pensando, intanto Sturaro va a prendere gli applausi del suo pubblico in casa, la doppietta incredibile, Stefano Sturaro a sorpresa. Se riusciremo a vincere uno tra campionato e Champions League, il prossimo anno giocheremo a difficoltà leggenda. Non ci ho mai giocato e non ho idea di cosa potrà venirne fuori, ma campione inizia a starci un pochino stretti forse. E quindi, se riusciamo nell'impresa di vincere uno di questi due trofei, sicuramente il prossimo anno andremo leggenda. E guardate qui, Sassuolo capolista da solo! Mamma mia, che bello vederci a 12 punti su 4 partite. L'unico gol che abbiamo subito è stato quello di Amsic al 90esimo da un tiro fortuito. C'è il Pescara, quindi sulla carta una partita abbastanza facile, e dopo abbiamo il Tottenham, quindi questo sarà turnover totale. Direi di rimanere sul 4-3-3. Vogliamo provare a giocare sempre di più col 4-3-3. Devo dire la verità, ci manca un centrocampista, perché non voglio giocare con Mandragora che in prestito andrà via, e provo a far giocare lì Ribery. Non garantisco niente, ma comunque contro il Pescara non dovremo avere problemi. Stai a vedere, prima sconfitta stagionale, appena arrivati in testa alla classifica perdiamo col Pescara. E guardate che non è una partita così facile, perché gli scudetti si vincono contro le piccole, sono qui che si perdono i punti. Quindi ragazzi, testa, concentrazione. Ma in pressing addirittura Pollirola, la palla che viene ributtata su e noi la prendiamo. E poi giochiamo a giocare con Cipsa dentro per Ricky Kishina, che quest'anno non sta giocando tantissimo, ma ci tiene a far vedere in queste partite che può ancora dir la sua. Può rimanere a Sassuolo, lo salta Kishina, Kishina è entrato in area, Kishina, il tiro di Kishina, la paratona del portiere. E riparte, e riparte, e riparte Ricky Kishina, che perde contro Verre in velocità. Mi sembra di sognare. Cos'ha questo Pescara? Doping? Mitrizza, attenzione, sfida in velocità, tutti la mettiamo fuori. Donnarumma battuto, per fortuna che ci ha messo il piede Cipsa. Niente, niente da fare, attacca solo il Pescara. 7 tiri a 1. Il nostro è stato molto pericoloso, ma loro ne hanno fatti 7 e attaccano ancora con Zampano che mette un gran cross. È più forte il Pescara del Napoli. Beh, proviamola così, con 4 punte. Se non gioco adesso di ripartenze, non ci gioco mai più nella mia vita, eh. Attenzione, ancora il Pescara in area, al tiro, fuori anche questo. Questo è FIFA, questa è l'irrealtà di FIFA. Non si riesce a capire perché il Napoli, che è fortissimo, perde. Il Pescara, che è il Pescara, fa questo. Muriel vuole andarsene ancora Muriel, palla al piede, ho detto Muriel, non me le uccidate, attenzione ancora, il colombiano in area, la mette, perché lì che c'era
C'era Niang, comodissimo. Muriel, ancora. Apriamo tutto su Mbaye Niang, che ha corsa per fare malissimo. Ancora Niang, sappiamo che quando parte Niang potrebbe essere un problema per tutti. Ancora Mbaye. Adesso dobbiamo cercare di scardinarlo, questo muro. Dobbiamo cercare di buttarlo giù, di usare l'apriscatole dentro così. Ancora Niang, sempre Niang. Potrebbe essere la nostra arma in più, il nostro giocatore di valore assoluto in questa partita. Niang, il talento sicuramente ce l'ha, deve però fare meglio. Attenzione, c'è Muriel, che brutto fallo. E non gli viene neanche fischiato. Muriel, ancora lui in possesso della palla, ma è incredibile quello che è successo. Basta, basta, un'ora di gioco, bisogna mettere dentro dei giocatori in grado di fare differenza. Ribéry non è più un giocatore di calcio, ha giocato un'ora e sta male. Dentro Berardi, Kishin va a fare l'esterno. Dentro così Diawara, Muriel, dentro per Berardi, che adesso può andare, è fresco appena entrato, può sfidare in velocità i difensori del Pescara, che lo accompagnano fuori sull'esterno. Ancora Berardi, Berardi, Berardi in area, Berardi, il tiro di Berardi, ma che parata hai fatto! Ma vergognati! Muriel, Muriel, la vuol mettere dove c'è Niang di testa, Niang ancora, niente, non entra. Mettiamo dentro anche l'altro fenomeno, Ariel Robben, togliamo Muriel perché non mi è piaciuto tantissimo nel ruolo di prima punta singola. Diawara dalla bandierina, arriva Niang, la mettono fuori con i pugni, ancora Caldara, possiamo rimanere qui, Niang, la stoppa, Niang si gira, il tiro di Niang, fuori! E adesso spingiamo noi però. Berardi, ancora lui, dentro, il lancio per Niang, non riesce ad andarla a prendere. Vai, Niang, dobbiamo pressare, dobbiamo fare la nostra, bam, Mbaye! Così mi piaci. Caldara, la gioca su Diawara, dentro per Berardi, tra le linee, Niang è già tornato in posizione. Ancora Berardi, che la porta, Berardi, si appoggia così, e poi la va a riprendere. 1-2, perfetto, Kishna, dentro da Niang, Niang, in aria, non può sbagliarlo Niang, invece lo sbaglia! Costa la spara lunghissima sull'attaccante del Pescara, che in questo secondo tempo si è praticamente spento. Ancora Niang, c'è Robben, la stoppa, Niang vuole andare, e allora lo riserviamo. Mamma mia, Ariel Robben, le dà sempre queste palle. Niang, il tiro di Niang, alto anche questo. È liberissimo Mattia Caldara lì, allora noi lo serviamo e proviamo il tiro con Caldara, ma mi sembra eccessivo. Cipsa, Robben, si allarga così a Berardi, e poi dentro la palla, Diawara, la prendiamo noi con Sturaro che è fresco, di prima, Berardi, c'è Robben, sul mancino Robben, Robben, no Robben, no Robben, no Ariel, questo è il 90esimo, tu sul sinistro non me la sbagli mai. Ariel, come fai? Hai tutta la porta. 4 di recupero, ragazzi, noi dobbiamo crederci. Non è finita finché l'arbitro fischia. Berardi ancora la perde in questo traffico immenso che è il centrocampo e la difesa del Pescara. Allarga il gioco su Biraghi, che può ancora spingere, e noi la possiamo prendere e ripartire per un'ultima volta in contropiede. Berardi vuole andare da... Ma cosa hai fatto, Mimmo? Perché hai fatto questa cosa? Perché hai lasciato la palla lì? Incredibile! Incredibile davvero! C'era Niang che andava, gliela stavi dando 0-0. Ci sta alla fine come risultato, perché loro hanno attaccato tutto il primo tempo, noi tutto il secondo. Però abbiamo avuto delle grosse occasioni nel finale. Berardi cosa fa? Però ragazzi, va bene, può anche essere una cosa positiva, perché dobbiamo un attimo ridimensionarci, non volare via, non abbiamo comunque perso e adesso abbiamo una partita importante col Tottenham. Ma che come al solito non sarà in questo video, ma nel prossimo. Come tutte le volte salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate in descrizione per i link a tutti i miei social network e a tutti i canali dei Brailles, schiacciate dappertutto. L'ultimo like su Instagram è di Lollo Picca. Ciao Lollo, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Forza Sassuolo.